Quanta bellezza e complessità in una goccia. Del resto, lei è fin dalla notte dei tempi la sorgente di vita. La componente primordiale per eccellenza. Il mezzo della rigenerazione. In quella goccia, il progredire della nostra civiltà. Dove non c'era, è stata portata. Seicento anni di storia ci dividono da quando il bisogno d'acqua per uomini e animali ha spinto a scavare le prime derivazioni dalla piave. Le derivazioni e i canali hanno disegnato il paesaggio di questi luoghi e scolpito il destino di intere generazioni. Rogge e mulini, prese irrigue e salti d'acqua, alvei, canali, hanno raggiunto paesi e villaggi di una pianura arida, dove l'acqua ben presto ha permesso di vivere. Ha dato la possibilità di coltivare, ha messo a disposizione la forza motrice per trasformare. All'inizio del secolo scorso, con la costruzione degli utilizzi idroelettrici nel bacino montano del fiume, laghi e invasi hanno fatto nascere un sistema complesso, affidabile, fonte di preziosa energia rinnovabile e garanzia di riserva idrica per le derivazioni. Fu allora che piccole e grandi opere idrauliche hanno spinto gli abitanti di queste terre ad unirsi per la gestione dell'acqua, riuscendo ad estendere il prezioso beneficio irriguo ad un territorio molto vasto, oltre 50.000 ettari, che dalle colline arrivano fino a Treviso, a Castelfranco, a Conegliano. Per tutto l'anno, la fittissima rete di canali derivati innerva il territorio dell'Alta Pianura, per sua natura privo di idrografia superficiale, e ricarica la falda freatica, vera cassaforte d'acqua per l'intera pianura trevigiana e veneziana, che più a valle affiora e dà vita ai fiumi di risorgiva. Tra questi il Sile, fiume che avvolge la sua Treviso, città d'acque, e i suoi affluenti come lo Storga ed il Limbraga, insieme a numerosi altri corsi, alcuni dei quali, come il Marzenego, lo Zero ed il Dese, giungono fino alla laguna di Venezia. La natura si arricchisce, le comunità ne traggono beneficio accogliendo persone, offrendo servizi e opportunità, garantendo la qualità di vita che intere generazioni hanno desiderato per i propri figli e nipoti. Ecco la bellezza dei parchi. La cura degli orti. Il nostro vivere quotidiano all'interno di un equilibrio tra ambiente, paesaggio, architettura e laboriosità dell'uomo. Paesaggi urbani e naturali che non sarebbero potuti esistere in un territorio in origine arido e sterile, dove si è saputo proteggere e valorizzare una biodiversità senza eguali, preservando ambiti di elevato pregio ambientale. Luoghi dove la bellezza attira le persone, crea opportunità di svago, fa crescere l'economia locale. Territori che l'uomo ha amato e richiamato con la sua presenza, fino ad ottenere per essi il riconoscimento di patrimonio dell'umanità. Non può scemare, per nessun motivo, la responsabilità di un uso coscienzioso di queste gocce. Viti e frutteti, in particolare, raccontano centinaia di storie in cui queste gocce sono state protagoniste di un percorso virtuoso di crescita e consapevolezza, nella difesa e tutela di quanto conquistato nel tempo.
Le tecnologie e l'ingegno hanno permesso nel tempo di migliorare la loro distribuzione e il loro impiego. Ne è un esempio l'irrigazione che ha costruito la sua rete proponendosi a scorrimento ed evolvendosi a pressione nei vari sistemi che oggi riescono a donarci un impiego virtuoso, eliminando sprechi fino a dimezzare il fabbisogno d'acqua, portando la goccia proprio lì dove serve, per dar vita al suo giusto incontro con la terra. A monte le opere di distribuzione irrigua, a valle le opere di bonifica. Idrovore e casse di laminazione, situate in punti strategici, pronte a garantire quella sicurezza idraulica che ormai si dà per scontata. Non c'è giorno, infatti, in cui uomini e mezzi non le accudiscano e le migliorino, con pazienza, passione e competenza. Pronti a reagire quando di acqua ce n'è troppa da invasare o troppo poca da distribuire, realizzando un sano e resiliente equilibrio. Questa storia continuerà per difendere l'attuale o un nuovo equilibrio, in grado di rispettare il deflusso del fiume e la sostenibilità della bellezza e della qualità della vita conquistate nei secoli. Thank you.